E tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pensi? Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storia. Un qualunque individuo pensando a Marco Castoldi in arte Morgan ricondurrà il suo pensiero ad un iconico fattaccio accaduto durante il Festival di Sanremo del 2020. Succederà che Morgan farà fuggire dal palco un tizio di nome Bugo, che poi Bugo pare la parola buco pronunciata da un emigrato nordafricano in Italia alla fine degli anni Ottanta, quando non c'erano freni per questo tipo di comicità scanzonata. È la anomalia dovuta alla mancanza di pigmenti cutanei che comporta il candore anche dei peli. Albinismo. Esatto. L'albinismo. Che è anche la gioia di salire le montagne in Africa. Ok Paolo, lei è in arresto per battute di cattivo gusto. Ma noi ovviamente non siamo qui per discutere dell'evoluzione della comicità italiana, in bene o in male che sia. Ma siamo qui per parlare dell'evoluzione di un personaggio che costantemente divide il pubblico. C'è chi lo ritiene un genio e c'è chi lo ritiene un amabile combinaguai. Ed il suo nome è Morgan, autore ed interprete istrionico e probabilmente l'ultimo degli artisti rimasti in Italia. Avanti. Così avanti da essere rimasto solo, diventato agli occhi dei più come una macchietta fracassona senza bussola, bussola che molto spesso viene fornita da un riferimento, come per esempio un padre che Marco avrebbe perso prematuramente all'età di 16 anni. Un giorno molto piovoso, un brutto giorno, 11 ottobre 1988, io ricordo che sono andato a scuola il giorno prima, mio padre mi aveva salutato dalla finestra, cosa che non aveva mai fatto. Questa è la cosa che mi ha molto fatto venire un po' i brividi. Fa venire proprio l'inverno dentro, perché in realtà mio padre aveva dei debiti economici, dei debiti di soldi, di cazzate però. Ma e in realtà credo che si sono state delle vicende, ma io avevo 16 anni, non capivo ma veramente. Lui salutò dalla finestra. Lui salutò in vari atti, in vari gesti. Sto dicendo che la sera prima lui mi ha dato un barattolino di quelli dove che si contenevano le pellicole fotografiche, perché come ho detto lì era un amatore di pellicole, di fotografie. Ha preso una scatola, una custodia di pellicole, gli ha messo dentro 100.000 lire. Arrotolate come simbolo, me l'ha messo in mano, mi ha detto: così non potrai mai dire che non ti ho restituito quello che mi hai dato. Il giorno dopo il padre di Marco porrà arbitrariamente fine alla propria vita, lanciandosi dalla finestra dopo aver salutato Marco e sua sorella Roberta. Un gesto folle, oppure estremamente lucido, ma sicuramente non irrilevante nella vita del giovine Morgan. Che probabilmente troverà rifugio e pace nella musica, nell'arte. Negli anni 90 i giovani si fanno coinvolgere dal fenomeno degli 883 di Max Pezzali e di quel mito indiscusso di Mauro Repetto, di cui ne ho anche parlato in un video precedente che vi invito a recuperare. Qualcun altro si innamorerà di Gianluca Grignani, qualcun altro ancora temerario ascolterà Ligabue, e sicuramente non da sottovalutare il fenomeno di Piero Pelù con i Lit FIBA o i Timoria di Omar Pedrini e di Francesco Renga, a cui dobbiamo fare i complimenti per aver fatto All'amore con Ambra, sogno zozzo di noi ragazzini degli anni 90. Altri però scoprono altre forme meno convenzionali di musica, come per esempio gli After Hours di Manuel Agnelli, ma c'è un gruppo che attirerà l'attenzione dei più curiosi, ovvero i Blu Vertigo, che dopo una gavetta iniziata nel 1984 e vari cambi di nome, nel 1994 si affaccerà nel contesto musicale italiano underground ed inizierà ad apparire anche nelle tipiche e mai dimenticate trasmissioni musicali italiane, come ad esempio Segnali di Fumo, con la conduzione di Paola Maugeri. Programma che farà conoscere ai piccoli ribelli di allora la musica alternativa. È limitante, no? È qualcosa di assolutamente artisticamente, espressivamente limitativo. Dire io faccio ska, per esempio, perché? Cioè, nel senso, va bene, ti piace, però mica puoi tutta la vita fare certo. Lo ska. Lo ska sicuramente non lo avrebbero fatto i Blu Vertigo, che pubblicheranno tra il 1995 ed il 1999 tre meravigliosi dischi di rock elettronico, blob rock diranno, un rock contaminato da passato e futuro.
duro. I dischi, acidi e basi, metallo, non metallo e zero, ovvero la famosa nevicata dell'85. Nel 2001 porteranno la loro musica anche al Festival di Sanremo con il brano L'Assenzio. Il festival di quell'anno lo vincerà Elisa e non dimenticheremo mai però i Gazzosa capitanati da una molto giovane Jessica Morlacchi, vincitore nella categoria giovani con il brano Stai con me forever, quella che non vedo più. E chi se li dimentica i Gazzosa, veri ragazzi prodigio, altro che Maneskin. Ciao, sono Damiano dai Maneskin. Quel Sanremo ovviamente farà conoscere i Blu Vertigo a un pubblico molto più mainstream, nonostante avrebbero smesso poco dopo di pubblicare album in studio. Sono formidabili questi quattro ragazzi. Sapevi che Sergio sapevi che Andy è un pittore? No. Sapevi che Livio è un campione di scherma? No. Sapevi che Sergio sta per costruire un harem? No. Sapevi che Morgan sta, insomma, ha collaborato a fare un una bambina? Beh, questo lo sapevano già. Asi Argento, forse l'amore più tormentato di Morgan. Si ameranno e si odieranno. Due personalità tormentate che si aggrapperanno l'uno all'altra per cadere assieme, forse mai rialzarsi totalmente. Giovani, ribelli, anticonformisti, originali, sicuri di poter sconfiggere pregiudizi e attacchi. Ma dopo 7 anni di amore e litigi e la nascita di loro figli Anna Lu, la loro storia finirà nel 2007. Morgan ha perso il padre da giovane, si è ritrovato ad affrontare una storia di amore probabilmente tossica e riverserà la sua delusione nelle droghe, ma continuerà a produrre da solista pregevoli brani, nonostante a metà degli anni 2000 la sua popolarità tenderà a scemare. Fino a quando lo Star System gli darà una possibilità, una nuova possibilità di rilanciarsi, quello stesso Star System che non è nella sua natura. Diventerà nel 2008 uno dei primi giudici di X Factor, talent show che tutti conosciamo, ad affiancarlo nella prima edizione Mara Maionchi e Simona Ventura. Morgan, qual è il problema? Il problema è che Simona, secondo me, come tipo una sorta di emulazione, è riuscita, cioè ha voluto puntare a sparare alto, ma l'ha sparata un po' grossa, a mio avviso, perché ha assegnato a Emanuele, che comunque, voglio dire, per quanto bravo, non ha certo la fibra di uno formato. Aspetta un secondo, ascolta la mia frase prima. Ha assegnato un brano che è troppo importante, nel senso che tu magari l'hai fatto piuttosto, a te piace, non lo metto in dubbio, inconsapevolmente, nel senso che gli hai buttato addosso un macigno, infatti si chiama la pietra miliare del rock. Pietra miliare del rock, ed è qui, amici miei, che parte il quiz della settimana. Quale brano sarà stato mai assegnato da Simona Ventura al suo artista? 1. Heroes, David Bowie. 2. Che fico, Pippo Franco. 3. L'inno di Forza Italia. Fatemi ovviamente sapere nei commenti. Evviva! Ovviamente il brano era Heroes, We Can Be Heroes Just For One Day. Possiamo essere eroi anche solo per un giorno. E Morgan ci riuscirà sicuramente con l'iconica frase del Sanremo del 2020 che mai dimenticheremo. Che succede? Morgan è imprevedibile, sembra uno squilibrato ma è tremendamente lucido come un bambino, un'onestà fanciullesca, un bimbo prodigio lasciato crescere in un mondo, in un contesto che non gli appartiene, quasi come se fosse necessario crearsi una bolla dove poter vivere decontestualizzando tutto il resto, autodistruggersi come un giovine Van Gogh che si priva di parte del proprio orecchio per non danneggiare gli altri. Mi casa e stu casa, ovvero la mia casa e la tua casa, io ti faccio entrare dentro di me, dentro la mia personalità, dentro i miei terrori, dentro le mie incertezze, ma una volta dentro tu non vuoi più uscire e tocca uscire a me. Peraltro Morgan perderà anche la sua casa fisica, la sua casa terrena, proprio per una gestione scellerata di tutti i suoi guadagni nel 2019. La mia non è una battaglia per la casa, per questa casa, è una battaglia per il concetto che un uomo non può, un uomo, una donna, insomma un essere umano, non può essere cacciato dal luogo che ha comperato e dove lavora.